i loro compagni di squadra. Saltano per la palla 2, Pellegrino e Sims alza, l'arbitro Terranova, cintura lacciata e buona partita a tutti. Il primo possesso è per la PU Gessa con Lollo Penna che trova Stefan Nicolic, i quali completano il quintetto assieme a Powell, Simpson e appunto Penna. Tanto Powell da sottomisura sbaglia l'ultimo tocco di un giocatore bielese, ci saranno 10 secondi sul cronometro dei 24 a disposizione per la PU Gessa. Si carica della rimessa Marshawn Powell, il quintetto bielese composto da Saccaggi, Harrell, Whittle, Chiarastella e Sims. Si stacca Pellegrino, poi Penna, i blocchi per liberare Simpson, 5 secondi alla fine dei 24, Travis contro Whittle, si prende la trippa dal palleggio, non va, primo ferro, il rimbalzo è per Sims. Il primo possesso era per l'Edil Nola con Lollo Penna accoppiato contro Saccaggi, Sims non guarda il ferro consegnato è per Harrell, poi Whittle in punta, i blocchi per liberare Harrell che cerca di battere in penetrazione Nicolic, sbaglia, primo ferro, il pallone recuperato da Lollo Penna che conduce il contropiede, diventa transizione, poi gioco contro la difesa schierata di Biella, Nicolic, lo show difensivo di Chiarastella, Powell coperto a triangolo verso Pellegrino, però c'è il tocco di Chiarastella, recupero per Di Nolo, Whittle dritto per dritto, lo scippo è di Lollo Penna che si perde un giro, poi c'è il fallo della difesa contro Sims che andrà in lunetta per due tiri liberi, peccato perché Lollo Penna era riuscito a strappare il pallone dalle mani dei giocatori biellesi, ci poteva essere un nuovo contropiede per la PU Gessa ma così non è stato e Sims è in lunetta per due tiri liberi quando mancano 8 minuti e 53 secondi alla fine del primo quarto, siamo sullo 0-0, rompe il ghiaccio Edil Nol con Sims, 1-0 per i rosso-blu, nuova chance per con Whittle pronto a rimettere il pallone, vediamo se la PU Gessa riuscisse a recuperare palla sulla rimessa, è l'ultima speranza per raddrizzare la situazione. Whittle con la rimessa per Harrell che va dall'altra parte, fa fallo Lollo Penna e Harrell andrà in lunetta per due tiri liberi quando mancano 12 secondi e 43 centesimi alla fine. Situazione che si è ripetuta anche questa sera con l'ultimo quarto che ha condannato la PU Gessa. Ancora sento solamente 4 punti con Marshawn Powell. Harrell fa 1 su 2, rimbalzo per Stefan Nicolic, meno 5 per Udine, 9 secondi alla fine, Penna da 3 punti non va, rimbalzo per Antonutti. E la stagione della PU Gessa non finisce qui perché arriva anche il fallo di Travis Simpson quando mancano 4 secondi e 19 secondi alla fine, divario che si sta allargando in maniera un po' impietosa nei confronti della PU Gessa. Travis Simpson che esce con 5 falli e 15 punti al suo attivo, due liberi per Antonutti per aggiustare le statistiche e il bottino personale, Antonutti segna il primo, Biella che troverà nei quarti di finale Capo d'Orlando in una sfida già vissuta nel corso del girone est della prima fase, Antonutti fa 2 su 2, 63-56, il pallone in campo e la stagione della PU Gessa finisce qui, Biella batte Udine per 63-56, vince la serie dei quarti di finale per 3-1 dal Biella Forum, è davvero tutto per questa annata sportiva, un saluto e ringraziamento da Max Fontanini e alla prossima.
La stagione della PU GSA termina a Biella con una sconfitta che ci poteva stare ma che nessuno di noi voleva ovviamente. Gara 4 Biella, e appunto cosa è successo secondo te Alberto in questa gara preparata comunque con coscienziosità? Ma sai, io purtroppo a questo punto il rammarico è forte nell'ambito di tutte le partite evidentemente, perché abbiamo sbagliato atteggiamento in mezza gara 2 e questo l'abbiamo pagato, ce lo siamo portati fino in fondo. Queste due partite a Biella le abbiamo giocate in maniera concreta, dura per quello che sono i nostri canoni, però abbiamo trovato una squadra ancora più dura che nei momenti difficili ci ha tolto il ritmo obiettivamente. Poi dopo tanto è vero che siamo stati molto in vantaggio, probabilmente più rispetto alla squadra avversaria, ma ovviamente questo non è bastato, soprattutto alla luce dell'ultimo quarto oggi, dove c'è stata una vera e propria tonnara e loro sono stati bravi ad adeguarsi a una situazione da playoff. Noi evidentemente su questo siamo ancora immaturi, era impossibile andare a fare un canestro e nonostante questo abbiamo avuto 4 tiri da sotto che potevano cambiare la partita. Abbiamo sbagliato 4 buoni tiri. Però anche da dire, non so, forse la palla che scottava nelle mani, alcune scelte non sempre corrette, aspettare i 23 secondi, a parte che anche loro lo facevano, però proprio l'ultimo tiro agli ultimi secondi. Non lo so, è un po' ondivaga, l'ho vista, no? Anche la tua squadra. Cioè, bene, 6 minuti, poi che so, 2 minuti di blackout, e loro si sono fatti sotto. Sì, ripeto, è stata una partita di contatti a volte anche un po' illegali e lì bisogna essere scafati sotto questo punto di vista. Poi, dopodiché tu hai 3-4 occasioni per un canestro da sotto e non lo sfrutti e questo ovviamente poi dopo devi recriminare di meno, insomma. Però è il momento anche dei ringraziamenti. Oggi abbiamo fatto una partita con delle rotazioni nuove per l'ennesima volta. Un paio di giocatori che come cortesi amici che non dovevano essere neanche della partita hanno voluto essere presenti proprio per non lasciare soli i compagni, chiaramente non avevano proprio il ritmo della partita e abbiamo cercato di usufruire di queste rotazioni, quindi apprezzo tutti quelli che sono stati in campo. Senti, sei entrato in corsa in questa annata sportiva, ecco, che cosa porti di buono, insomma, cosa metti via, perché ormai non è che tu vai lunedì o martedì al Carnero, ormai non fa più allenamento, si penserà al prossimo anno eventualmente. Beh, questi sono bilanci da fare ovviamente con calma, a bocce ferme, ecco. Quindi adesso ci portiamo dietro l'amarezza di un'eliminazione probabilmente un po' precoce e la consapevolezza di aver lottato e quando non abbiamo fatto siamo stati puniti e purtroppo forse oltre misura. Queste sono le due considerazioni e il ringraziamento che mi viene da dire ai ragazzi che hanno ovviamente lottato e anche quelli che sono stati in campo quando avrebbero dovuto essere ancora a riposo per molto tempo. Questo è il termine della gara, poi dopo ci sarà tutto il tempo per fare le valutazioni su una stagione intera. Fare i commenti dopo una partita persa, non dico che siamo abituati, però l'abbiamo fatta. Però adesso la facciamo quando poi una stagione è finita. Matematicamente è ancora più triste forse, però la squadra non ha risposto adeguatamente in questa gara che era quasi fondamentale, insomma. Ma cosa vuoi che ti dica? Vuoi che ti dica quello che penso fino in fondo? Ma non posso. Vuoi che ti dica mezze balle? Non è il mio stile. Cosa ti risponde in politichese? Mi becchi subito? Fra qualche giorno ti dirò magari quello che penso, adesso ti dico quello che posso dirti in politichese. Che no, fai l'aspetto tecnico della partita, no, a questo punto. Sicuramente ti dispiace per noi, per il press, per la tifoseria, per i ragazzi che hanno sofferto, hanno dato tutto. Poi non dobbiamo arrivare a questo punto a sparare al muro, dobbiamo tenere il match point in casa, che era la nostra forza. Quando una squadra tutto l'anno vince 5 partite fuori casa contro 5 squadre di bassa classifica, evidentemente un problema ce l'ha. Non siamo riusciti a trasformare questo gruppo di bravi ragazzi, bravi giocatori in un gruppo vincente e ce ne rammarichiamo. Adesso tutti parlano di fallimento, tradimento. Fallimento a me non è neanche pari, insomma, il playoff è un playoff, sei arrivato quinto. Allora siamo arrivati quinti, abbiamo una squadra ai massimi livelli, stiamo spingendo fortissimo, se no ragazzi fate hobbies. No, perché in fondo lo sport è anche questo, si vince e si perde, non è che qui poi una bolgia intelligente quella di oggi qua a Biella che hanno spinto anche la squadra, insomma.
avanti di 10 punti terzo quarto, stavolta però bisogna andare avanti di 18 e vincerla, perché stiamo giocando da Dio. Abbiamo chiuso, io ho perso la testa su questo, abbiamo chiuso invece che più 10 più 5 incredibilmente, e lì la partita è girata. Poi è stato un gioco di nervi, i nostri erano un po' arrivati al limite delle forze, abbiamo fatto 4 punti l'ultimo quarto. E quando ha fatto 4 punti l'ultimo quarto, loro hanno fatto poco di più, però hanno avuto qualcosa in più e usciamo nettamente, perché lo sport dice la verità, e sicuramente ci leccheremo le ferite, sicuramente ragioneremo su come impostare un futuro, però io prima di impegnarmi di nuovo così come mi sto impegnando questi anni, ho dedicato gli anni più belli della mia vita alla pallacanestro di Udine, voglio avere la sicurezza, la certezza che siamo tutti insieme, tutti compatti, se no se dovremmo cominciare a vedere le scene, mi hai visto anche oggi, non mi piace. Che sono scene appunto che la curva in settore D ha un po' reso l'uscita difficile ad Amici, no? Questo, diciamolo, sì. Cosa è successo, perché se no sì, non la capiamo. Dice questo, io ho visto che non mi piace vedere... Deve sostenere, curva, una curva deve sostenere. Che con cui sono cresciuto, li voglio bene a tutti i ragazzi, prendersela così con un giocatore o due, beh, siamo tutti frustratissimi, io li ammazzerei tutti quando perdi, però poi bisogna avere anche un minimo di equilibrio, e lo sport, oggi si perde, domani si vince, ma per vincere dobbiamo essere pronti a farlo, secondo me siamo ancora lontani un po' di tempo. Quindi punto e poi a capo, altra pagina del basket udinese, insomma, no? Io dico che ci vuole energia, oggi fare pallacanestro è difficilissimo, ci vuole tanta energia, tanta forza, tanta passione, tanta competenza. Io ho dato tutto e grazie al press ho preso questa squadra in Serie C e l'abbiamo portata fino in Serie 2, dove sono due anni di fila, facciamo i playoff e siamo protagonisti. Udine si è svegliata adesso, dal torpore, sì, che, dove non c'era nulla. Si diverte di nuovo col suo gioco che è la pallacanestro, che è Udine, una città di basketari. Se qualcuno ha più energia, più forza, più passione di me, io non ho nessun fastidio a passare il testimone. Di sicuro però se io passo il testimone e vado in tribuna, non vado su Facebook a riempire di insulti i miei giocatori o chi dà l'anima per questa maglia.